Le ferie estive fanno riesplodere l'annosa carenza di personale nell'ospedale civile di Sulmona. Per questo la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, con disposizione interna, ha accorpato per il mese di agosto le unità operative di ortopedia, traumatologia e urologia al terzo piano del nuovo blocco ospedaliero. Una scelta aziendale che era stata adottata anche qualche anno fa ed è volta a ottimizzare gli spazi per permettere al personale sanitario di smaltire le ferie di agosto. Un accorpamento, come precisano gli operatori, solo temporaneo, poiché è strettamente legato al periodo di Ferragosto. La carenza di personale si tocca con mano soprattutto a urologia, reparto che opera attualmente con un solo medico, tra ferie, malattie, mancati rimpiazzamenti in pianta organica. La condivisione degli spazi tra le due unità operative fa emergere una contraddizione in termini, se si pensa che proprio in queste ore i vertici della ASL hanno disposto il trasloco del servizio di endoscopia da Sulmona a Pescina entro settembre per permettere lo svolgimento dei lavori nell'ala Bolino finanziati con il PNRR. È evidente che l'uso comune di spazi è possibile nell'ala Bolino e nel nuovo corpo ospedaliero. Per questo la stessa ASL ha attivato una task force dopo la pressione della politica e dei sindacati che hanno fissato la protesta per domani al fine di valutare soluzioni alternative. Da un lato si accorpano reparti internamente, dall'altro si vuole trasferire. Qualcosa non va. Al riguardo il gruppo tecnico è al lavoro. L'ipotesi di un passo indietro sulla delocalizzazione di endoscopia è sempre più probabile.